Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, Gerson gli hanno chiesto: la Roma, secondo te la Roma è una svolta importante nella tua carriera? E lui ha risposto: sì, è una svolta importante, perché è un club ambito, uno dei migliori in Europa, ed è una grandissima, secondo lui, una grandissima mossa andare alla Roma per poi spostarsi in altri club. E a questa, ai tifosi della Roma, questa frase non è piaciuta. Non è piaciuta perché non è possibile che la gente viene qui e già pensa ad andare via. Non è possibile perché noi cosa siamo, l'Udinese, tutta gente così. Allora ragazzi, ma cosa ha detto di sbagliato? Generalmente, cosa ha detto di sbagliato? Perché non è vero che quando arrivano qua a Roma i talenti entro 2 anni e li vendiamo all'estero. Perché non è vero, Sabatini fa così. Ragazzi, quello che succede qua, poi agli occhi degli altri, è quello che si vede. Cioè non vi pensate che tutti sanno che comunque vendiamo per il bilancio, vendiamo, gli altri sanno che noi 2 anni fa, fatto sta, abbiamo venduto Benassia per 30 milioni. L'anno prima Osvaldo Lamela e Marchegno erano un totale di 70. E l'anno dopo Romagnoli e Bertolacci per 55. Quest'anno Pjanic per 32. Fatto sta che nei dati dei giocatori, che comunque non conoscono bene la situazione finanziaria della Roma, la Roma è una squadra che annualmente vende i propri talenti all'estero. Quest'anno è successo in Italia, ma generalmente all'estero. E a me ragazzi mi ha dato troppo fastidio che i romanisti stanno andando a criticare Gerson, sto poraccio, che non è manco arrivato. L'errore di Gerson qual è stato? Perché l'errore di Gerson, ragazzi, c'è stato. L'errore di Gerson è stato il seguente: sì, pensi che magari un trampolino di lancio e non un punto d'arrivo, va bene, magari non lo dire, magari stai zitto. Però ma voi pensate ragazzi che so, un Calabria ad esempio, il Milan sfancula Calabria, oppure Calabria tradisce il Milan, decide di andarsene, se ne va al Monaco ad esempio in Francia, che ha la possibilità di giocare sempre titolare. Ma secondo voi lui quando va al Monaco pensa: e vai, sono arrivato qui per chiudere la carriera con il Monaco? O pensa: sono arrivato qui per farmi vedere e poi andrò al Paris Saint Germain, al Barcellona, al Bayern Monaco, al Real Madrid? Ho letto qualcuno che ha detto testuali parole: la Roma è un punto d'arrivo, non un trampolino di lancio. Chi pensa che la Roma è un trampolino di lancio se ne può tranquillamente andare. Ah sì? Beh, allora noi facciamo tutta gente romana, facciamo una squadra piena di gente romana e basta, almeno siamo tutti contenti. Ma se oggi come oggi, guardando la situazione del Milan, è diventato il Milan un trampolino di lancio per i giovani, per approdare alle squadre più forti. E il Milan ragazzi c'ha una fracca di Champions League. Noi che abbiamo 3 scudetti che si contano così, 1, 2, 3 finiti, secondo me possiamo essere un punto d'arrivo. È ovvio ragazzi, oggi i punti d'arrivo sono Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus e Paris Saint Germain. Punto. Perché queste sono le squadre che ogni anno vincono, che ogni anno vincono. Perché anche vabbè, ovviamente il Chelsea, il City, lo United, l'Arsenal, il Liverpool sono grandi squadre, ma sono squadre diciamo che non vincono tutti gli anni. Magari il Chelsea può essere una squadrona, arrivi al Chelsea, sei contento, se diventi un top player. Però non è la stessa cosa di andare al Bayern Monaco, non è la stessa cosa di andare al Real Madrid. Ad esempio puoi vedere come uno come Sanchez è andato al Barcellona, a un certo punto non ha troppo più spazio e se è dovuto andare all'Arsenal, nonostante comunque l'Arsenal ha pagato in modo profumato il Barcellona. Gerson prima gli hanno fatto, cioè praticamente Sabatini gli ha inviato la maglia numero 10 di Totti come ben arrivato, e la gente ha rotto il cazzo. Di Totti ce n'è solo uno, non ti permettere, questo già arrivato già pensa di essere una bandiera. Poi ha detto che comunque la Roma è solo un punto un trampolino di lancio. Come te permetti, dovevi essere una bandiera. Ma ragazzi, ma vi drogate? Ma qual è, io voglio sapere qual è il vostro problema. Qual è il vostro problema? Ma perché ad esempio Salah, voi pensate che Salah sia una bandiera ragazzi? Mo prendo Salah ad esempio, uno che la Fiorentina l'ha tradita dopo 6 mesi, che ha detto: no mi ha chiamato la Roma, che ve se culo, manco firmo niente, non parlo con nessuno, parla al mio avvocato, vaffa. Ragazzi, se l'anno prossimo arriva l'offerta del Barcellona per Salah si svincola, Salah fa di tutto per andarsene. E voi direte: perché ce lo teniamo? Perché è forte! Perché non stiamo in famiglia! Sì, ok, la Roma è una grande famiglia, la amiamo, se volemo se bene, ma ragazzi, secondo voi un egiziano che è arrivato qua per fa soldi, che è arrivato qua per farsi vedere, gli frega qualcosa del core romanista? E ve la rigiro: Gerson, per quanto mi risulta a me, c'ha una ricompra da parte del Barcellona di 35 milioni di euro. Secondo voi uno che c'ha una ricompra da parte della squadra più forte del mondo vuole rimanere alla Roma,
o vuole andare alla squadra più forte del mondo? Ragazzi, facciamocele queste due domande, perché se un giocatore c'ha una ricompra di 35 milioni di euro dal Barcellona, vuol dire che qualcosa è capace. Cioè, perché boh, pare che è venuto qua per Sole, per Colosseo, per volemose bene. Ragazzi, non è così. E non capisco la gente, ma anche arrivato già lo insultano. Ma che, come cazzo funziona a Roma? Dovete capire che i giocatori non vengono per volemose bene. I giocatori vengono sempre per dare, a meno che non prendi una scelgogia in pensione, il 100%. La Juventus ha venduto Vidal. Vidal è stato, secondo me, uno dei migliori dell'era Conte. E quindi uno dei migliori della Juventus della rinascita. Eppure la Juventus l'ha venduto. L'ha venduto perché secondo lui aveva fatto il suo tempo. L'ha venduto perché comunque l'hanno pagati profumatamente. Vi faccio un esempio stupido. Ma secondo voi, se l'anno prossimo, esempio stupido, Gerson mi fa 40 gol e 30 assist e vinco lo scudetto. Mamme, ma a me che cazzo me ne frega, a me che ha detto che la Roma non è un punto d'arrivo, ma è un trampolino di lancio. Cioè, io tifo la Roma e alcuni singoli che magari mi dà fastidio che li vendi. Però non è che se uno ha detto che comunque un giorno se ne andrà, è da buttare. Ma lui che cazzo gliene frega, è brasiliano, è venuto con, non lo so, col gommone a Roma. Ma secondo me, ma gliene frega qualcosa di rimanere qua? Viene qua perché comunque vuole dal 100%, vuole esprimersi al meglio per crearsi una carriera lui, e intanto ce l'ha una mano a noi, se è forte. Se è forte, se no rimandiamo da benvenuto. E concludo dicendo questo: se oggi un bambino gli chiedi da grande dove vuoi giocare, so due le cose, o ti dice la tua squadra del cuore o ti dice il Barcellona. Se pensate che un brasiliano 18enne ha sempre sognato di giocare nella Roma, che c'ha 3 scudetti e 0 Champions League, ragazzi, vi state a vedere un film, non vi state a vedere la realtà. E quello, oppure quello, vi sta di una fregnaccia. In conclusione, forza Roma, pensate a tifà e cagate il cazzo di meno che sto poraccio è sbarcato 5 giorni a Roma e già gli avete fatto due coglioni. Così, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video vi ha fatto caro ovviamente un dislike. Io vi ringrazio per la visione, voce alla, e ci vediamo ad un prossimo video.